Buongiorno, il nostro piatto di oggi sono tagliatelle con ragù alla bolognese. Facciamo uno strappo alla regola, ci siamo trasferiti in Emilia-Romagna, da Napoli a Bologna, con un bel ragù alla bolognese. Andiamo col procedimento e gli ingredienti. Allora, eccoci qua per gli ingredienti per fare un buon ragù alla bolognese. Innanzitutto, mezzo chilo di carne macinata, poi il nostro trito di cipolla, carota, sedano. Poi abbiamo la salsa, questa è una mia salsa di mia produzione, olio d'oliva, un bicchiere di vino rosso e poi c'è un po' di guanciale triturato fatto a pezzettini piccoli per dare un molto più gusto alla nostra bolognese. Andiamo con il procedimento. Allora, in una piccola, piccola, diciamo una media pentola da ragù, da fare un ragù, mettiamo un goccio di olio e poi aggiungiamo il nostro bel triturato di guanciale. Questo qua aiuta a dare un gusto molto più accentuato. Dà molto più sapore alla nostra bolognese. Io ho preso carne magra, quindi aggiungiamo un po' di grasso di questo bel guanciale, vedete, è tutto triturato a pezzettini. Lo facciamo sciogliere senza farlo bruciare. Così sprigiona i suoi sapori e i suoi gusti. Il nostro guanciale si sta sciogliendo lentamente. L'importante è non farlo diventare troppo secco. Basta che scioglie i suoi grassi. Adesso andiamo ad aggiungerci la nostra cipolla triturata, le nostre carotine, diciamo il nostro mix per antonomasia della bolognese e poi il nostro sedano. Facciamolo rotolare a fuoco lento. Guardate che bel mix di colori. È uno sprigionamento di profumi per la casa. Sono appena le 6 del mattino. Già per la casa si sente questo profumo di delizia, di questi aromi inconfondibili e necessari per fare la nostra bolognese. Facciamo rotolare bene. Il nostro tris di verdure, cipolla, carota, sedano, dopo una bella rosolatura uniformemente insieme all'olio d'oliva e ai pezzettini di guanciale, ha preso un bel colore, quindi adesso non dobbiamo fare altro che buttare la nostra carne macinata . Io ho fatto carne di macinata di manzo, ma si può fare benissimo anche un misto tra macinato di manzo e di maiale. Ecco qua, lasciamo rotolare bene. Allora, il nostro ragù assorbito tutti i liquidi che ha emanato
il guanciale, l'olio d'oliva, i sapori che si sono uniti delle verdure. Adesso, dopo una bella rosolatura, vedete, non facciamo altro che farlo sfumare con un po' di vino rosso. Io nel ragù, in alcuni ragù, metto il vino rosso, soprattutto in questo ragù alla bolognese. Facciamo sfumare tutto il suo alcol e poi andiamo ad aggiungere la nostra bella salsa. Allora, il ragù, vedete, ha assorbito tutto l'alcol del vino, evaporato, bello consistente. Adesso aggiungiamo la nostra bellissima salsa. Guardate che bella, questa l'ho fatta io l'anno scorso. Pomodoro datterino con un mix di pomodori del Vesuvio, e vi dico che è una prelibatezza. Quindi, quando finirà di cuocersi questo ragù, vi garantisco che è il massimo. Ok, adesso lo facciamo cuocere a fuoco lento. Questo va cotto lentamente, almeno minimo 2 ore. Ci vediamo fra 2 ore. Ed ecco il nostro bel ragù alla bolognese. Guardate qua che bello, eh? È cotto. Adesso non facciamo altro che buttare la pasta, che l'acqua bolle. L'acqua è già salata. Adesso io prendo un po' di composto e lo metto nel saltapasta, perché chiaramente qua è troppo sugo e per 2 persone trasferisco guardate che bello denso, eh? Guardate qua, un bel ragù. Dopo una fettina di pane fare la scarpetta, mi raccomando. Ok, adesso buttiamo la pasta. Io chiaramente faccio le tagliatelle, la classica tagliatella alla bolognese. Aspettiamo 5 minuti di cottura e poi lo facciamo saltare in questo bel sugo. Allora, la nostra pasta è cotta, trasferiamola in questo bel sugo. Allora, io faccio le tagliatelle. Le tagliatelle di nonna Pia. Voi potete fare la pasta di vostro gradimento. Qua. Allora abbiamo messo la nostra pasta in questo bel ragù. È così denso che non si riesce neanche a saltare. Guardate che bello, eh? Lasciamolo mantecare giusto un minuto e poi lo impiattiamo. Ecco qua, il nostro bellissimo ragù con queste belle tagliatelle. Adesso andiamo a impiattare. Che fame! La tagliatella è la classica pietanza di Bologna, tagliatella al ragù, la cucina emiliana, un'ottima cucina anche quella, onore alla cucina emiliana. Ok, mettiamo un po' di ragù. Guardate che bello, eh? Ok,
Cosa vi devo dire? A me piace tanto ragù. Ecco qua. Adesso facciamo una bella spolveratina di parmigiano. E un po' di pepe. Ed ecco qua. Allora, questo è il nostro piatto di oggi, tagliatelle con ragù alla bolognese. Quindi vedete il mio video all'inizio, il procedimento del bel ragù alla bolognese. Se vi piace questo piatto, mettete un bel like alla mia pagina, iscrivetevi al canale Guido.Casolaro su YouTube. Cosa dire? Buon appetito, buon pranzo a tutti. Alla prossima!